Siamo in questo luogo magnifico, magnifico perché questa non è solo la reggia, una delle tante regge che costruirono i Borboni, in particolare Carlo di Toledo, ma anche perché questo è un luogo di cultura immenso. Pensiamo, qui c'è un'università, l'Università d'Agraria, apprezzata e voluta in tutta Italia, e qui praticamente si sperimenta tutto ciò che unisce la cultura alla coltura. È qualcosa di veramente unico, se vogliamo, nel nostro panorama sia universitario sia nel nostro panorama culturale. La città metropolitana, che è la proprietaria di questo meraviglioso immobile, ha investito davvero molto per questa reggia. Ha investito perché? Perché pensa che la ricchezza del territorio dipenda dai beni culturali che noi abbiamo. E beni culturali ne abbiamo tanti, e questo è uno dei gioielli, è uno dei tanti gioielli che noi possediamo. Noi abbiamo fatto un'analisi, non a caso, abbiamo deciso che l'asse 1 del piano strategico dovrebbe essere la cultura. È vero. La legge del Rio ha voluto mortificarci e ha voluto mortificarci togliendoci la cultura, ma noi pensiamo che la cultura sia sviluppo e che lo sviluppo possa avvenire attraverso la cultura, e se oggi c'è per i giovani una possibilità di futuro è da trovarsi nella cultura. Ed ecco perché oggi abbiamo ospitato l'Orchestra Giovanile di Salisburgo, perché Mozart a 9 anni suonò in questo luogo. È incredibile. Se uno ci pensa, Napoli era nel 700 la patria della musica colta, della musica classica, e le persone che se lo potevano permettere facevano venire qui i loro figli a studiare. Oggi i nostri ragazzi vanno all'estero a studiare perché qui ci sono buone scuole, buone università, ma c'è purtroppo, non c'è lavoro. E allora noi a questo dobbiamo pensare. Quando pensiamo al futuro di questa città metropolitana, al futuro di questa regione, al futuro di queste aree, noi le dobbiamo immaginare così. Le dobbiamo immaginare come resta a Napoli, resta in città metropolitana, nella città metropolitana, resta a Portici, resta a Sorrento, resta a Giugliano, resta ovunque, resta al sud. Noi dobbiamo immaginare questo, resta al sud, e c'è solo un modo per rimanere al sud: creare lo sviluppo attraverso la cultura.